acqua in grado di curare diabete, arteriosclerosi e tumori. È con questa promessa che molte aziende pubblicizzano l'acqua filtrata dallo ionizzatore, un dispositivo che si collega al rubinetto del lavabo di casa. Come funziona lo ionizzatore? Questa è la molecola dell'acqua. Quando la molecola passa all'interno dello ionizzatore, si spezza, la parte costituita dall'idrogeno va verso il polo negativo, questo al polo positivo. Questo si butta e questo fa l'acqua alcalinizzata. L'acqua alcalina tende a compensare l'eccessiva acidità all'interno dell'organismo. Lo ionizzatore da cui otteniamo quest'acqua meno acida arriva a costare anche 2.500 euro, per non parlare della manutenzione. Si può spendere anche 100 euro per un solo filtro. Ma quest'acqua vale davvero tutti questi soldi? Non c'è nessuna evidenza scientifica che sia migliore dell'acqua comune di rubinetto. Tanto è vero che i vantaggi che erano stati vantati in case costruttrici, come ad esempio il fatto di avere un'azione benefica nei confronti di patologie quali l'ipercolesterolemia o il diabete o addirittura la prevenzione dei tumori, si sono rivelate assolutamente infondate. Tanto è vero che l'antitrust ha multato i costruttori per pubblicità ingannevole.